Scusa, Ma cosa c'entra la musica dei Caraibi che siamo a Natale? C'è la stella di Natale. Ma perché c'è la stella di Natale, c'è la voglia di vacanza, c'è la voglia. Begolino, Begolino TV. Vieni dentro lo schermo, vieni. Buongiorno Begolini, avvicinati, avvicinati un po' ancora. Ciao, sì, perché devo essere più a fuoco. Ecco. Buongiorno Begolino. Che è andata giù così. Mi devi tirare giù tutte le volte. Sì. Allora anche oggi abbiamo avuto in trasmissione l'onore di ospitare un nostro ascoltatore. È arrivato in visita parenti Mirko è stato favoloso. Mirko, devo dire che ha lasciato il segno non solamente a noi ma anche alle donne, grande rappresentante di Biancheria Intima. Lui gentilissimo, ha portato questi saluti da Bologna, tra l'altro fatti, adesso non so se la scrive ma si legge, da Nino Torpedine, che è il fratello del mitico Michele Torpedine, che è un grande produttore, bravo, del Volo, di Zucchero, di tanti altri grandi protagonisti della musica. Questo ce l'ha portato lui, foto fatta da Nino Torpedine. Poi fammi fare un saluto ad Aristide, grande Aristide. Aristide e tutti i cicciolatori, le Cicciolodoro, ieri c'è stato in quel di Campagnola Emilia nell'Ohio. Iowa. Ecco, è stata una grande giornata dedicata al maiale e ai due maiali, perché c'eravamo noi a presentare. Bene, detto questo, c'era anche Begolino. Sì. Begolino maialino, altre cose portate dal nostro ascoltatore stamattina in visita parenti, Natale con i tuoi. Gli infusi, le tisane. A te ha portato la curcuma. Sì, adesso. Esatto. Aspetta, adesso faccio vedere, scusa, perché adesso la recupero. Allora, perché sono momenti veramente... Ecco, guardate che bello. Scusa, una chiamata di mia moglie in tempo reale. Sì, fai pure. Sì, ecco, stiamo facendo il filmato. È andato. Ecco, la curcuma. Sì. Bene. Poi che cos'è che ci ha portato? Poi ha portato il tè, le tisane, molto buone, lo stregatè, veramente fantastico. Sì, questo. Sì, portato sì, delle bottiglie di spumante, quindi dobbiamo dare il voto al nostro ascoltatore, che al momento passa primo in classifica, 8 e mezzo il voto per i doni portati. Adesso faccio vedere anche altre bottiglie, perché questo è molto forte, il messaggio è molto forte, è molto bolognese. Sì, cosa c'è scritto? Sozmelkeven. Bene, perfetto. Poi dopo altri regali, altre cose veramente molto belle. Importantissimo, da oggi è andata in onda la canzone di Natale di Radio Bruno, che è fatta da Radio Bruno Team. Subito un ottimo feedback da parte degli ascoltatori. Che ne so, Che feedback? Lo so, dicono quelli fighi, lo dicono. Commenti buoni da parte degli ascoltatori. Bellissima canzone, meravigliosi, soprattutto quando cantano i bambini. Ecco, che sono alla fine. Prima ci sono tutti gli speaker della radio, quindi grazie per la pazienza. Ci hanno dato, fra l'altro, anche dei DJ, animatori radiofonici intonati, però io lo torno a spiegare. Pensate che noi abbiamo cominciato a registrare questo pezzo nuovo di Natale il 4 d'agosto. Il 4 di agosto. Mesi chiusi in studio per fare una frase di due strofe, tra l'altro io non mi ricordo nemmeno più cosa cantare. Chiusi con Max dei Binario, che ha diretto e ha consumato circa un cartone di Malox per sopportarsi. E ha cantato anche Begolino, si sente in sottofondo, c'è Begolino che canta e intanto cercate il video, perché sarà bellissimo da vedere. Per gli amici di Radio Bruno TV è già passato, per gli amici social arriverà presto sui nostri social. Begolino, saluta. Aspetta che ci avviciniamo così. Ciao. Ciao. Begolino. Ciao.